Il parco Willy Ferraro in piazza Gasparri a Ostia torna a essere illuminato. Questa mattina sono iniziati i lavori per il ripristino dell'illuminazione pubblica pesantemente danneggiato negli anni. Si interviene su circa 20 lampioni, verranno sostituiti quelli più datati, quindi con lampioni a doppia armatura, quindi verrà sostituito sia i pozzetti, sia i chiusini, sia i corpi illuminanti, sia i montanti di alimentazione dell'armatura, sia diciamo, tutti i cavi dorsali di alimentazione e sia anche le muffole. Quindi siamo di fronte a un intervento molto profondo, di massima importanza, mai stato eseguito. Siamo intervenuti in diversi quadranti dell'entroterra, anche sulla pista ciclabile ultimamente di Dragoncello, proprio perché ci rendiamo conto che la luce può essere da deterrente ad attività criminali, può essere soprattutto tutela per le donne, perché sappiamo quelle essere sicuramente più messe a rischio nell'uscire la sera, magari quando si va per i locali, quindi l'illuminazione ti dà più sicurezza. È un primo tassello, non è l'illuminazione che risolve tutti i mali, però sicuramente una città illuminata aiuta a sentirci tutti più sicuri. Inutile dirselo, è una piazza di spaccio ed è anche uno dei più bei parchi che avevamo, è davanti al mare, quindi impegno di questa amministrazione è renderlo nuovamente un luogo di incontro, di aggregazione, di gioia, di festa del quartiere. Questo deve essere un parco vissuto, su questo parco ci sono grossi investimenti europei, per la verità in questo momento bloccati in regione, quindi il nostro impegno politico è anche far sbloccare i fondi europei, FESR. Abbiamo deciso di riportare la bellezza in un quartiere e comunque esaltare tutte le cose belle, perché non è possibile che passano sempre solo le cose brutte. E siamo partiti proprio dal parco, un parco stupendo, un parco sull'affaccio sul mare, un parco dove tantissimi cittadini anni fa insomma potevano fruire la sera, i bambini giocavano, e vederlo ridotto così, sinceramente, il primo punto sicuramente per tutto quello che ci siamo detti è l'illuminazione di questo parco, cioè l'illuminazione di un intero quartiere. La riqualificazione ambientale dei luoghi di aggregazione, ha dichiarato la presidente della Commissione Municipale Ambiente, Valentina Scarfagna, passa anche attraverso la sicurezza e la manutenzione degli elementi strutturali dei parchi. In particolare, in un quadrante vulnerabile come Ostia Ponente, un intervento come quello sull'illuminazione sarà fondamentale per la fruibilità futura del parco Willy Ferraro.